sono Vanessa, benvenuti nel canale di Mangia Pagine. Oggi vi presento un tag un po' particolare, i libri dalla A alla Z. Incominciamo subito. Allora, la prima domanda, io ho qua il mio gobbo. Con la A, un autore con la A maiuscola di cui hai letto più libri. Allora, sicuramente non posso che citare la Rowling per la saga di Harry Potter e ancora però facciamo qualcosa di diverso, sicuramente Steinbeck, che io ho conosciuto con Uomini e Topi e poi da lì ho incominciato a seguire, a prendere tutti i suoi romanzi, perché mi piace davvero tanto ed è la letteratura americana in primis per me. Con la B, bevo responsabilmente mentre elenco. Sì, io tendo a leggere in ogni situazione, nel senso non solo quando bevo, quando mangio, inizio dalla colazione a leggere, quindi latte, caffè, latte, cacao, succo, acqua, e poi sarò anche alla sera, è raro che mi faccia il tè, però mi faccio il bel bibitone di Tiger pieno di acqua. L'acqua è la cosa più buona del mondo. C. Confesso di aver letto. Allora, io non ho nulla da dire riguardo a questa domanda perché diciamo che tutti i libri che ho letto sono stati letti in determinati momenti in cui desideravo di leggerli, quindi sicuramente non ho vergogna di aver letto nessun libro. Allora, sicuramente dovrei smettere di continuare ad acquistare compulsivamente libri ogni volta che vado in libreria, perché ho una pila infinita sul comodino, quindi direi anche basta, ma tanto so che non ce la faccio, quindi è un po' una bugia quella che ho detto. E, ovvero, ebook o cartaceo? Allora, io possiedo un lettore ebook, è un Kindle, uno dei primi, l'ho usato abbastanza, continuo a preferire comunque il cartaceo, è tutta un'altra cosa, una sensazione molto diversa. A me piace molto anche sentire il peso del libro in mano, la filigrana della carta, non so come dire, proprio percepire il libro realmente. Con il Kindle io non riesco a farlo. F. Fangirl impenitente di sicuramente Harry Potter e sicuramente Sherlock Holmes. G. Genere preferito e quello che non ti piace. Allora, in primis io amo la narrativa, in particolare la narrativa contemporanea. Da qualche anno a questa parte mi interesso molto di narrativa contemporanea, soprattutto di narrativa contemporanea italiana o americana. Un altro genere che però prediligo è il giallo, genere giallo, thriller, e poi anche i classici. Non amo particolarmente il genere del romanzo rosa, insomma, le storie d'amore non mi piacciono particolarmente, anche se ne ho lette, ne leggo, non così spesso però. Allora, H, ho atteso a lungo per... Io ricordo di aver atteso a lungo e con bramosia, con desiderio, sia... vabbè, anche qui, i romanzi di Harry Potter, ok, perché io ho conosciuto Harry Potter, tra virgolette, appena ero uscito, quindi... nel momento in cui nessuno lo conosceva ancora, e uscivano molto scadenzati nel tempo, soprattutto dal quarto in poi si aspettava magari un anno, e lì c'era la brama proprio di acquistarlo. Mi ricordo ancora che i miei genitori lo tenevano appunto per Natale, lo prenotavano per Natale. E poi sicuramente i libri di Donato Carrisi, che è uno dei miei scrittori thriller italiano preferito, quindi sì, questi. In lettura al momento, allora, in lettura al momento, che ho praticamente terminato quasi, è un libro che mi ha prestato un amico, di Brodsky, Fondamenta degli incurabili, è un Adelphi di quelli piccoli, per intenderci, ed è uno spaccato un po' diverso di quella che è Venezia. Mi sta facendo riscoprire Venezia in maniera molto, molto particolare, e lo ringrazio tanto per avermelo prestato. E un altro libro che ho in lettura è uno dei compiti delle vacanze ed è di William Saroyan, La commedia umana, il racconto moderno di Ulisse e di Omero. Poi, allora, L, luogo preferito per leggere. Direi sicuramente lo studio, quello che noi chiamiamo studio di papà, insomma, dove ha la biblioteca principale, è lì. Lì c'è un piccolo divanetto e io mi stendo lì con il mio cuscino e amo leggere in quella stanza. È bellissima. M, miglior prequel di sempre. Non so rispondere perché io non ho mai letto un prequel, quindi non saprei dire nulla. N, non vorrei mai leggere.
Allora, ho riflettuto un attimo su questa domanda. Penso che ora come ora non vorrei mai leggere un romanzo, che possa parlare della mia vita, o comunque un romanzo in cui, riuscirei a vedere molto della mia vita. Non voglio anticipazioni, non voglio spoiler della mia vita, quindi non lo leggerai mai. Oh, Once More, un libro che hai riletto tante volte, ma che vuoi rileggere ancora. Sempre Pride and Prejudice, cioè Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Io lo rileggo almeno una volta l'anno e penso di sapere alcune battute a memoria. E per me è da leggere solamente per la caratterizzazione della signora Bennet, della mamma di Elizabeth, delle signorine Bennet, appunto. È il personaggio comico per eccellenza mai scritto. P. Pena nascosta, un libro che non ti aspettavi che fosse così bello. Ecco, per me un libro che secondo me non mi aspettavo fosse così bello proprio di primo impatto. Cioè la copertina mi dava l'idea di qualcosa di stupido e infantile. In realtà è un libro profondo, un libro malinconico, un libro in cui c'è una storia d'amore strana, particolare, ma c'è tutto il resto. E sto parlando di Dan Rhodes, Il bizzarro museo degli orrori. È proprio una favola questo romanzo ed è bellissimo e mi dispiace averlo letto perché me lo ricordo ancora, quindi sto cercando di far passare un po' più tempo, ancora un po' di tempo per appunto riprenderlo in mano perché davvero non mi aspettavo fosse così bello. Questioni irrisolte, un libro che non sei riuscita a finire. Allora, questo libro non sono riuscita a finirlo, non perché non mi piacesse in realtà, ma perché in quel periodo stavo leggendo molti libri, e molti libri voluminosi. Non so se ce l'ho qui vicino, ve lo facevo vedere. No, comunque in quel periodo stavo leggendo Drood di Dan Simmons, che è un libro da 1300 pagine, penso. E in contemporanea mi sono messa a leggere I pilastri della terra di Ken Follett. È un libro magnifico, avevo letto abbastanza, ci sono delle descrizioni pazzescamente crude. Molto bello, però in quel momento ho dovuto fare una scelta, una cernita e ho portato avanti altro. E non nego che questo comunque mi resta ancora qui la voglia di finirlo, di leggerlo, quindi sicuramente verrà letto. Verrà ricominciato sicuramente. R. Rimpianti letterari, serie interrotte o libri perduti che non potrò più leggere. Allora, io ho in mente un paio di serie che avevo iniziato, anzi forse tre, avevo iniziato, ho letto qualche volume, mi piacevano, però sinceramente io ho dei problemi con le serie molto lunghe, ovvero dai quattro libri in su mi dà fastidio, mi sento molto claustrofobica con queste serie perché non. Mi sento troppo legata, non riesco comunque a leggere delle serie così ampie. E faccio solo qualche esempio: Anita Blake, Il Trono di Spade, oppure anche Shadowhunters, che ho provato a leggere qualche volume, bellissimo, però ripeto, quando sono di una mole così ampia non riesco proprio a farmi venire la voglia di leggerle. S. Serie iniziate e mai finite. Allora, in particolare ne ho due per due motivi diversi. La prima riguarda La guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams. Io ho letto il primo volume, è uno stile, comunque un genere un po' particolare. Fantascienza, è ironica, io l'ironia sinceramente non l'ho mai trovata e non mi è piaciuto, non ho voglia di continuarla. Un'altra invece è la serie del Barlume di Marco Malvaldi. Ed è bellissima, non l'ho continuata perché in realtà è appena uscito un altro volume e non l'ho ancora acquistato, solo per questo. T. Tre dei tuoi antagonisti preferiti. Allora, fanno parte sempre di libri gialli o di thriller. Allora, i primi due sono collegati perché secondo me hanno caratteristiche in comune. Il primo è il boss del Rancore non dimentica di Luca Russo. E l'altro è Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti di Thomas Harris, se non dico una cavolata. E per me Hannibal Lecter è il cattivo per eccellenza. Il terzo è un antagonista vecchio, tra virgolette, perché è stato il primo antagonista che è stato scritto praticamente nella storia del giallo, ed è Moriarty di Sherlock Holmes. Siamo alla U, un appuntamento con dei personaggi di fantasia. Allora, un appuntamento per non recitare sempre i soliti,
direi con Massimo del Barlume, appunto Massimo è il proprietario del bar a Pineta e io mi divertirei un mondo perché il bar è il posto più bello del mondo. Poi con i vecchietti, insieme ai vecchietti, lui che ti manda a quel paese perché se chiedi un cappuccino alle 2 del pomeriggio sei proprio uno stupido totale, quindi per me è il personaggio con cui io uscirei tranquillamente. Vi vorrei non aver mai letto. Allora, questo è difficile perché, come dicevo prima, ho sempre letto libri che avevo voglia di leggere, magari non tutti sono stati piacevolissimi. Ecco, forse sotto questo punto di vista vorrei non aver letto Cuore di Tenebra di Conrad, perché semplicemente non mi è piaciuto, non mi è piaciuto lo stile, non mi è piaciuto il romanzo. Forse in inglese era meglio, perché mi ricordo di aver fatto la prima verifica di inglese al terzo anno, era su Cuore di Tenebra, di traduzione. E, però non mi è piaciuto, sinceramente, non lo rileggerei, ecco. Siamo alla fine con la zeta. Zanna avvelenata, quale finale che, qual fi, quel finale che proprio non hai mandato giù. Mazza, sono dislessica. Direi 7 minuti dopo la mezzanotte. È un libro molto triste e anche qui molto crudo, anche se ti vengono dati tutti gli elementi per capire come potrebbe finire il romanzo, perché in realtà non è tanto la fine quello che importa, ma è il viaggio che fa Connor, il personaggio Connor, se non dico una cavolata, però non vorrei sbagliare. Il viaggio che fa il personaggio principale per arrivare alla fine, per capire di accettare, di dover accettare quella fine. Ecco, nonostante ciò, il finale non mi è piaciuto particolarmente. Secondo me è troppa tristezza, è stata aggiunta troppa tristezza nel romanzo, quindi si poteva evitare. E questo è tutto, spero di avervi incuriosito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!